Credo non ci sia molto da dire perché questi pacchi parlano da soli, soprattutto questa scritta qui sopra. Vi dico solo, benvenuti e benvenute su Gastric Drums, finalmente la Saturn di Mapex. Quindi non devo dirvi altro se non mandare la sigla, ma vi dico di iscrivervi al canale, cliccare campanella, fare cose, eccetera, eccetera. E andiamo con l'unboxing, appunto, dopo la sigla. Che bello, ora posso aprire i pacchetti. Mettiamo il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Ecco qua la Mapex Saturn Evolution. Sono molto felice di aprire tutti questi pacchetti. La finitura fa spavento. Spero che a video la possiate apprezzare anche voi. In più una chicca, un rullante Black Panther. E dopo vi dirò qual è. Andiamo a montare tutto quanto. Yeah, yeah, andiamo. Quindi, unboxing fatto, batteria montata, la cosa che salta subito all'occhio è la questione finitura. Poi sapete quanto vado in fissa con le finiture delle batterie. Questa è veramente molto 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 bella perché questo rosso bordeaux color vino, un po' diciamo, che è il colore Red Tuscany L'Aquiel. Comunque, una roba del genere, ve lo scrivo qua, va così almeno qualcuno potrebbe saperlo dire giusto. Questa è una batteria con cassa da 22x18, Tom 10x8, 12x9, 16x16. Non sono le uniche possibilità che ci sono di questa Saturn Evolution, vi lascio comunque tutto qui in descrizione, ma direi che adesso la cosa da fare è sentirla, quindi ve la faccio ascoltare subito, così sentiamo il suono su una canzone. Ovviamente, però. Non vi ho detto prima che la questione legni è walnut birch, quindi walnut noce più birch betulla. Si sente effettivamente la betulla. Io sulla questione noce non sono troppo ferrato, ma sulla betulla, la figata della betulla è che solitamente ha un suono super secco. Infatti questa batteria qua è perfetta se volete un suono super secco da rock, metal, pop. Quindi se suonate roba abbastanza pesante, dove avete bisogno di un suono abbastanza incisivo, ma che non slabri, questa è perfetta perché appunto ha un suono molto 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 definito. Mettendo la cordiera. Quindi, appunto, suono super definito, questione cassa, ho deciso di fargli il buco in modo tale da poterla microfonare e poterla anche suonare un po' più rock, quindi avere un suono un po' più rock, un po' più spinto, ma non gli ho messo niente dentro. Quindi adesso risulta un filino più slabratina, diciamo, come cassa, che in realtà è una cosa che mi piace perché è uno slabratino bello, nel senso che nel momento in cui, come avete sentito prima, la andiamo a inserire in un contesto, quindi in una canzone, abbiamo un suono di cassa comunque caratterizzante. Quindi ho deciso di lasciarla così e anche per la questione rimbalzo, eccetera, si suona bene, non ho avuto problemi. We'll be right back.
mi sono piantato un attimo, ma sono andato avanti. E quindi veramente un ottimo suono. Questione rullante, appunto, non è il tema principale di oggi, ma se volete comunque scrivetemi nei commenti, vi faccio un video proprio dedicato a questo rullante, perché in realtà è un rullante molto bello, molto potente, è un Black Panther, Black Panther Scorpion da 14x5,5 in mogano, quindi legno. Super secco, raga, vabbè, poi i Black Panther a me piacciono perché hanno quel suono che ti trapana la testa, ma questo è veramente bello. Super secco, l'ho tenuto acuto perché questi Black Panther qua a me piacciono belli acuti, ma in realtà ha un po' quelle armoniche che ho lasciato, non gli ho messo mungel niente perché mi piacciono un po' più basse di intonazione, quindi comunque ha un bel po' di panciosità, che panciosità è il termine sempre quello tecnico giusto per dire che ha un po' più di basse. La cosa che in realtà mi ha lasciato abbastanza di stucco riguarda tutta la tecnologia, diciamo, hardware della batteria, nel senso che per quanto riguarda i reggi Tom hanno una staffa, diciamo, il Regitom particolare, che è questa staffa qua, che non so sinceramente in che metallo sia, ma questa l'ho vista e ho detto aspetta, qui c'è qualcosa, quindi sono andato a leggermi un po' di cose, e praticamente permette la staffa di non avere il Regitom che va a pesare sul tom, nel senso il Regitom non va a modificare il suono del tom. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente di solito i Regitom sono attaccati al tom in qualche modo. Questa cosa che siano attaccati al legno proprio del tamburo fa sì che il tamburo risulti un po' più stoppato, quindi questo va a togliere un po' di armonica, un po' di vibrazioni eccetera che invece il tom ha. Questa staffa qua non tocca in realtà in nessun modo né il cerchio né il legno, e in questo modo ha la possibilità il tamburo di vibrare a suo modo come vuole, e quindi abbiamo praticamente il suono vero del tom, quindi del tom 1, del tom 2 eccetera, poi di qualsiasi tom. Altra cosa in più è una manopolina che non avevo mai visto sui tom, secondo me non esiste tra l'altro su altri tom o su altre tipologie di marche o modelli delle batterie, che è una ghiera in pratica, proprio come quella del rullante, tipo quella del tendicordiera, che ci permette di andare a decidere se vogliamo far vibrare di più o di meno il tom. Quindi di base, se è tutto svitato, il tom è completamente libero di vibrare quanto vuole, infatti se faccio così comunque si sente che è attaccato il tom, ovviamente, ma ha un po' di possibilità di muoversi. Se vado invece a girare questa ghiera c'è un pernetto, un perno, poi perno non è proprio la parola che mi viene meglio, ma comunque questa è l'unica che mi viene da dire, c'è un tubicino, un pernetto, dai, abbiate pazienza, che va pian pianino a toccare il tom. In questo modo noi abbiamo la possibilità di decidere quanta vibrazione lasciare o meno al tom, e in questo modo questo andrà a influire anche un po' sul suono, perché appunto il tom vibra di più o vibra di meno, quindi va ad avere caratteristiche diverse nel momento in cui viene suonato. Quindi queste cose molto molto interessante, e anche per quanto riguarda il timpano, soprattutto le gambette del timpano, a un certo punto l'ho preso e ho detto ma che cacchio hanno queste, perché hanno una specie di molla sotto che permette al timpano fare come fosse sospeso, nel senso che il problema tante volte del timpano è quello di avere le gambette che poggiano a terra, e quindi tutte le vibrazioni eccetera che il timpano ha vengono un po' scaricate a terra, e quindi il timpano non riesce a suonare al 100% come si vorrebbe. Magari può suonare al 97, al 98, però questa è una cosa in più che con questa molla, quando andiamo a suonare il timpano, appunto vediamo proprio che la molla entra in azione e fa sì che il timpano non vibri. Quindi funziona secondo me un po' come se fosse un timpano sospeso e non a terra, quindi secondo me super interessante, va sicuramente a influire sul suono, ma
ma comunque sono una riduttuosa batteria. Devo dire che queste cose magari sono un po' più da nerd, eccetera, quindi sono cose che dici, cacchio, che figata che ci hanno pensato, eccetera, servono a suonare meglio e tutto, ma effettivamente questa batteria suona di brutto. Quindi il finale di tutto è questo, veramente ottima, e poi più che altro ha delle pelli normalissime, sono le pelli, ho lasciato le pelli di serie, sia sul rullante sia sulla batteria, sono marchiate Mapex, sono delle Ambassador normalissime, ma devo dire che non sento la necessità di metterne altre. Quindi ragazzi e ragazze, sono felice di avervi portato questa Mapex Saturn Evolution qui in studio. Me l'avete chiesto tantissimo durante gli anni, perché sono anni che me lo chiedete, quindi sono riuscito finalmente a portarla. Fatemi sapere qui sotto in descrizione cosa ne pensate. Questa non è, vi ricordo, l'unica possibilità, nel senso non è l'unico set, ma ce ne sono altri più piccoli, più grandi, con meno pezzi, con più pezzi, due timpani, eccetera. E quindi trovate tutto qui sotto in descrizione. Qui sotto in descrizione trovate anche i miei corsi se volete diventare i miei allievi. Io vi ringrazio, voglio ringraziare tantissimo Mapex e Adagio per avermi mandato questa favolosa batteria, perché è veramente bellissima, devo dire. Spero che abbia reso anche a video tanto quanto rende qua. E con questo, ragazzi, oltre a iscrivervi al canale e cliccare la campanellina, vi dico che ci vediamo al prossimo video. Ciao!